Da settimane sento parlare di questo The Lost City che sta incassando tantissimo in America come outsider rispetto a film più chiacchierati come Animali Fantastici 3, metto qui la recensione in alto, oppure quelli più attesi. E quindi è arrivato in Italia proprio oggi e sono andato a vederlo. The Lost City con Sandra Bullock, Tatum e Daniel Radcliffe. Com'è? C'è anche Brad Pitt. Com'è? Ve lo dico dopo essermi presentato, sono Arcadin Hammer e mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube perché merita, porto le ultime uscite come avete appena visto, ma anche i film cult dove facciamo analisi scena per scena, Pulp Fiction, i film di Kubrick, eccetera. Ne metto due o tre qui in alto. Allora, parliamo di questo The Lost City velocemente, no spoiler perché il trailer dice tutto proprio sulla trama, di cosa parla, di questa scrittrice che è rapita da Daniel Radcliffe, questo eccentrico milionario, bilionario, miliardario, non lo so, che vuole trovare questo manufatto antico. Ma perché è proprio rapita lei? Perché è una scrittrice che per sbaglio ha trattato questo tema e questo Daniel Radcliffe pensa che la scrittrice sappia anche delle cose riguardo il ritrovamento, non facciamo spoiler per quel poco che c'è. Ad affiancarla c'è Tatum, che è questo simpatico modello che come entra in contatto con lei? Semplicemente è l'uomo copertina dei suoi libri ed è talmente bello, proprio fisicamente, che tutte si sono innamorate prima della copertina e poi dei suoi libri diventati famosi. E quindi è interessante il rapporto che c'è nel film, viene sviluppato soprattutto nella prima parte, che è quasi eccezionale dal punto di vista della commedia, proprio dal loro rapporto che è conflittuale, perché la scrittrice vede in lui quello che è il suo fallimento ormai, perché Sandra Bullock che è ormai ritirata dalla società per una ragione, e vede in Tatum il fallimento di quello che è ormai diventata la sua arte, cioè commercio, tema molto molto attuale. Tatum, da parte sua, è questo tale che si sente qualcuno, molto vanesio, che si sente esperto in tutto quello che fa. In realtà è un gran coglione, però dal cuore d'oro. Il film, come detto, c'è un primo tempo dove funziona dannatamente bene perché fa morire dal ridere. Perché le gag tipiche di due antagonisti, di due protagonisti che non si conoscono, quindi alla buddy movie se vogliamo, però qua maschile e femminile, una guerra dei sessi o meglio, qua funziona benissimo, proprio sono i dialoghi sono brillantissimi, e anche la messa in scena buona, buona, anche le situazioni create, proprio come inizia il film, interessante, non ci sono buchi di sceneggiatura grossi, cioè tutto funziona abbastanza bene. Nella seconda parte che succede? Il film abbandona completamente quell'ironia che aveva colpito lo spettatore nella prima parte per anche in modo giusto, secondo me, tratteggiare meglio i personaggi e rendendola più una commedia agrodolce con qualche riferimento anche tragico. Che ho apprezzato l'impegno, però è come se avessero dato il meglio delle cartucce della commedia, tutta nella prima mezz'ora, 40 minuti dopo hanno perso. Il film comunque non brilla per una storia imprevedibile, è molto, molto cliché. Ottimo ruolo per Brad Pitt, grandissimo Jack Trainer, già nel mio cuore. Bravi gli attori, bravi gli attori. Perché a vedere dal trailer sembra una cazzata, ma c'è qualche momento di introspezione e quindi sono tutti bravi. C'è una scena che nella prima mezz'ora qui sono saltato dalla sedia perché si ricorda bene, forse mi ci siamo capiti. E cos'altro dire? Daniel Radcliffe ci ha creduto tanto nel ruolo, mi ha divertito, per una volta non era Espelliarmus! Non era il bambino scemo di Harry Potter. È vero che è cresciuto tanto, per carità, anche a livello di età, anche di recitazione, però non è mai uscito. Anche in Ganza Kimbo fa un po' quello fuori luogo, che non sa come muoversi, eccetera, eccetera. E qua invece
ci ha creduto in questo ruolo sopra le righe, ma giusto, giusto. Ah, una cosa negativa devo dirla, che però non riguarda il film. Il doppio. No, no, no. Quell'altro film di cui devo parlare, che è enorme, scusate. Non l'ho fatto apposta per davvero, scusatemi. E quindi tutto sommato i difetti sono un po' prevedibili, nella seconda parte scema. Mentre la prima è davvero, davvero divertente, interessante. C'è anche una critica di fondo all'industria dell'editoria. Poi dopo, ovviamente, tutto viene in favore di Azione, soprattutto loro che scappano, e un paio di scene cringe che però sono nel senso positivo, cioè sono scene imbarazzanti, ma perché devono mettere in imbarazzo i due personaggi davanti allo spettatore, che li deve vedere un po' nella loro natura fragile e debole. Ok? Una mezza scena c'è nel trailer. No, mi ha soddisfatto. Devo dire che non l'ho trovato pesante, la regia decente, decente, fotograficamente non ha grossi difetti. È un po' prevedibile, ma è una commedia. Ora capisco perché abbia fatto successo. Voi l'avete visto? Scrivete qua sotto. Ciao.